siamo alla Iris di Scandicci e di fronte a me c'è Nello. Ciao! Ciao! Come stai? Bene, bene, sinceramente molto bene. Ora sei felice? Molto felice, molto. La tua bocca com'è? È meravigliosa ora, a parte diciamo soltanto la parte superiore, poi interverremo anche nella parte inferiore. Tu avevi una bocca molto brutta. La vediamo. Molto brutta. Allora, avevi deciso di aiutare tua moglie, alla quale hai fatto fare tutto. Tutto. Sopra e sotto, felicissima. Sì. E poi dici, interverrò su di me. Esatto. È passato un po' di tempo, il lavoro, le cose, i figli, le cose due della anni, vita. Sono passati due anni. E sei partito con te. Sei tornato in Iris. Certo. Ti sei fatto fare un progetto. Mangiare era quasi impossibile. Cioè, sorridere era impossibile. Insomma, qualche privilegio della vita bisognava anche prenderselo. Sicché, insomma, pronto il venuto, niente. Ho trovato persone meravigliose. Per il momento hai fatto il sopra, o long for superiore, sì. Impianti 4, esatto. E la tua protesi fissa. Fissa, sì. Sei andato allo studio di Viale Gramsci. Viale Gramsci, dove, esatto, il dottor Cesare, esatto, in anestesia locale. Locale, sì, sì, locale. Ti ha fatto l'intervento. Esatto. Credevi di soffrire di più? Credevi di... Molto, pensavo di soffrire molto, invece è stata una, non dico una passeggiata, ma insomma qualcosa di molto semplice. Di superabilissimo. Sì, superabilissimo. Dopo l'intervento mi hai detto, sei andato in bagno. Bagno te, subito, tranquillo. Da me, tranquillo, beato, senza accompagnamento, senza niente. Infatti sono meravigliato un po' tutto. Ma dove vai? No, un attimo in bagno. E poi dopo pochi giorni ti ha messo la protesi fissa, quasi sì, un carico immediato. Sono passati circa una decina di giorni, perché ho i punti in bocca. Certo. Sì. Dopo una decina di giorni mi ha messo la protesi fissa. Tutto questo quando è stato? Allora, l'operazione è stata fatta il 24, se non erro, il 24 d'aprile 2023, e la protesi è stata messa ai primi di maggio. E quindi già un bel pezzo che hai tutto fisso. Tutto fisso, sì. Adesso come va? Posso sorridere alla vita. Puoi sorridere alla vita, sì. Puoi mangiare. Cosa mangi? Tutto, praticamente tutto. Ti sai cucinare? Sì, anche molto bene. Ah sì? Sì, sì. Raccontaci cosa ti sei cucinato. Ma la prima cosa, che la voglia era tanto, la bistecca alla fiorentina. Era una vita, non la potevo mangiare. E la prima cosa che ho fatto, una bella grigliata insieme ai figli. Cioè, quella soddisfazione più grande. Perché era già un po' di tempo che non potevi non la potevo fare, non la potevo mangiare, non potevo masticare, non potevo. Certo. Potevo solo ingoiare, ma non c'era gusto. Senti, hai voglia, per quella che è stata l'esperienza, di fare anche sotto? Anche sotto, sì. Quindi nel futuro lo farai? Ma hanno nuovo, già in programma, già in progetto. Eccoci. Sì. Attualmente stai bene? Sì, molto. No, molto. Sono sincerissimo, io sto benissimo, senza proprio... No, molto bene. Possiamo dare un messaggio a Cesare? Molto volentieri. Il dottor Cesare lo ringrazio molto, perché è stato gentilissimo, è stato bravissimo, perché devo dire è stato bravissimo nell'intervenire, e continuerò a ringraziarlo. Devo ringraziare tutto lo staff di Iris, è stato insomma... Vicino a te. Vicino, sì, molto. Ti hanno fatto sentire tranquillo. Molto. Sereno, senza paure di niente. È stata un'esperienza positiva, insomma. Grazie, grazie Nello. Buone cose, buona giornata. Grazie, grazie a voi e grazie a tutti.